Buona domenica, ore 19.30, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, la domenica di calcio di TV6, siamo pronti per farvi vedere tutte le immagini, i servizi, le interviste, la moviola, tutto quello che è accaduto nel girone F di Serie D, che oggi ha visto insomma qualche amarezza, una bella vittoria, quella per esempio dell'Avezzano, un Pineto stoico che resiste in inferiorità numerica contro la San Giustese. C'è qualche debacle, soprattutto il momentaccio della Vastese che affronteremo in apertura, perché insomma è una piazza, una città che ha sognato addirittura per un periodo di vincerlo questo campionato e adesso rischia addirittura di uscire fuori dall'8 playoff. Davvero incredibile, oggi sconfitta inopinata contro il Monticelli a Grottammare, al Pirani di Grottammare. Lo faremo questa sera, vi faremo vedere tutte le immagini di tutte le formazioni abruzzesi. Allora, state comodi, mettetevi comodi e seguiteci per i prossimi 90 minuti al 392-623-7060 se vorrete scriverci. Saluto in redazione il collega Andrea Costantini, eccolo qua. Ciao Andrea, ben ritrovato. Ciao e buonasera a tutti. Ok, con te poi faremo una disamina, perché insomma oggi ti sei gustato una delle gare, anche se non ce l'hai raccontata, però te la sei gustata ugualmente, sì. Una delle gare più spettacolari della giornata. Ho visto una bella partita vinta meritatamente dal Castelfidardo. Castelfidardo dell'Aquila hanno davvero onorato il calcio, ora senza usare troppi paroloni, però certo. È stata una bellissima partita, specie nel primo tempo. Una buona serata a Luca Di Pasquale, ben ritrovato, ciao Luca, amico buonasera della a voi nostra tutti. Trasmissione. Buonasera, è sempre un piacere. Per parlare del periodaccio della Vastese, di ritorno proprio dal Pirani di Grottammare, do la buona serata al collega Paolo Renzetti, ciao Paolo. Ciao Jacopo, buonasera. Insomma, momentaccio della formazione aragonese, ne parleremo anche con i freddi numeri che purtroppo fotografano la situazione che si sta vivendo. Partiamo dai numeri però, dalla Serie A. Si sta giocando Atalanta-Fiorentina, vediamo quanto siamo, 1-1, Badel per la Fiorentina e poi il pareggio di Petagna, questo è un risultato parziale ovviamente. Alle 20.45 Milan-Sampdoria, domani alle 20.45 Lazio-Verona. Vediamo in Serie B, perché il Brescia sta giocando, è quasi finita, o forse è finita, 3-1 contro la Ternana, dunque vittoria per le rondinelle. Vediamo i riflessi di classifica, perché oggi pomeriggio ha vinto anche 2-0 il Frosinone con l'Ascoli. Il Frosinone aggancia l'Empoli in testa alla classifica, il Brescia sale a quota 30 con l'Avellino e per la Ternana c'è l'ultimo posto in classifica, come vedete, a quota 22 punti. Il Pescara, lo vedete, è praticamente a centro classifica, 35 punti, con vista, speriamo, ovviamente ce l'auguriamo, vista playoff. Oggi si giocava una partita, il posticipo anche in Serie C, Girone B ovviamente, Gubbio-Pordenone, eccola qua, 2-3, partita clamorosa a Gubbio con il Pordenone in vantaggio con Ciurria, rimonta e sorpasso e Gubino con Malaccare e Iallo e poi rimonta e contro sorpasso del Pordenone con Nocciolini e Formiconi, finisce 2-3. Ieri il pareggio del Teramo 1-1 a Salò. Vediamo rapidamente anche qui la classifica, che vede il Teramo grazie al pareggio agganciare Ravenna e Sant'Arcangelo. Per il momento sarebbe fuori dal play-out, insomma per il momento può andare bene così. Il Teramo affronterà il Bassano sabato pomeriggio alle 16.30. Serie D, Girone F, ovviamente qui invece ci soffermeremo. Risultati: Castelfidardo L'Aquila 1-0, Fabriano San Marino 1-3, Francavilla Recanatese 0-3, Monticelli Vastese 3-1, Agnonese Avezzano 1-4. Eccola qua, l'unica vera bella notizia per le abruzzesi di giornata. Ieri San Nicolò Campobasso 2-4, San Giustese Pineto 0-0. E questo, nonostante sia un pareggio, è un'ottima notizia, perché il Pineto ha giocato praticamente tutta la gara in 10 per il Rosso d'Esposito. Vispesa Roiesina 2-1, vittoria in rimonta, poi iniziata alle 15 la vittoria del Matelica 3-0 contro il Nero Stellati. Classifica dopo 24 giornate di campionato, non manca tantissimo al termine di questo campionato, che sarà una lotta a due, anche se il Matelica, come vedete, mantiene
4 punti di vantaggio sulla Vispesaro. Cambia dopo tantissime settimane la terza della classe, diventa l'Avezzano. 42 punti, prima abruzzese, almeno stando alla classifica, di questo raggruppamento. La più in alto è proprio l'Avezzano di Giampaolo. 41 punti per il Castelfidardo, la Vastese scivola al quinto posto, 40 punti, 38 per il San Marino, 37 l'Aquila e Francavilla, 35 Campobasso e San Giustese, 34 il Pineto, poi frattura di 9 punti prima di arrivare alla coppia San Nicolò Iesina, che di punti ne hanno 25 a testa, 24 punti per la Recanatese e 23 per l'Agnonese, 18 per il Monticelli, 17 per il Fabriano Cerreto. Chiude la classifica il Nero Stellati, che di punti ne ha 8. Questo il quadro, almeno stando ai numeri della giornata di campionato, senza perderci in ulteriori chiacchiere che già ne ho fatte io tantissime, troppe. Io direi, cari ospiti, andiamoci a vedere subito il servizio. Monticelli-Vastese 3-1, ovviamente il servizio è fermato per noi da Paolo Renzetti. Non conosce fine la crisi della Vastese, che crolla anche a Grottamare sotto i colpi del pericolante Monticelli, che conquista l'intera posta con il punteggio di 3-1 e con una prima parte di secondo tempo micidiale. Per i biancorossi quella subita in terra marchigiana non è solo la sesta sconfitta nelle ultime 7 gare, ma anche una battuta d'arresto che fa scivolare gli aragonesi al quinto posto con i playoff, ora a rischio per una squadra neanche lontana parente di quella ammirata nel girone d'andata e attesa domenica prossima all'Aragona dalla sfida con la vice capolista Vispesaro. Quella che inizierà tra poche ore sarà una settimana difficile per Fiore e compagni, chiamati a non macchiare una stagione che sta prendendo davvero una brutta piega. Colavitto, senza tre difensori quali Maronilli e Iarocci squalificati e Viscardi infortunato, deve adattare De Feo come centrale al fianco di Amelio, non abdicando però al 4-3-3 con Di Pietro a centrocampo al fianco di Stivaletta e Pizzutelli ed il trio d'attacco composto da Fiore, Leonetti e Bittaie. Nelle Monticelli reduce dal KO nel recupero di mercoledì con il Francavilla, assente Capitan Sosi, campo Pirani di Grottamare al limite della praticabilità per la pioggia. Sugli spalti poco più di un centinaio di spettatori con larga rappresentanza vastese. L'avvio di partita vede la squadra abruzzese in maglia bianca all'assalto ed in gol già al quarto con Leonetti, che su cross dalla sinistra di Bittaie con un tocco felpato mette alle spalle dell'incolpevole Mariani, toccando quota 16 nella classifica marcatori. Sembra una gara in discesa per la Vastese, ma non sarà purtroppo così. Approccio di gara comunque deciso e vigoroso per gli aragonesi, che continuano a spingere pur non agevolati dal campo pesante. A fare la gara la squadra ospite, che la mezz'ora perde però Bittaie per infortunio con l'ingresso in campo di Tedesco. Passa qualche secondo al 31esimo su punizione calciata da Bassini, Galli di testa mette di pochissimo al lato, e questo per la formazione biancorossa il primo campanello d'allarme. Sale così la pressione dei locali, che si rivedono in avanti al 41esimo con un tiro di poco fuori di Vallorani. Nella ripresa si riprende con i padroni di casa che presentano Muci al posto di Aloisi e con i locali dunque in gol, con Castellana che incorna al secondo minuto alle spalle di Camerlengo su corner cacciato da Margarita. Avvio in salita per i biancorossi, che rispondono al settimo con un tiro di Di Pietro che manca di pochissimo il bersaglio grosso. Al decimo ci riprova Nicola Fiore su punizione da 30 metri con Marani che dice no. La squadra del presidente Bolami reagisce e si rivede al 16esimo con un tiro di Stivaletta parato da Marani, ma il Monticelli è cinico e al 19esimo si porta in vantaggio con Galli, che a due passi da Camerlengo, dopo una prima respinta del portiere vastese su Margarita, non sbaglia mettendo così in rete per il 2-1. Gara capovolta con la squadra abruzzese costretta ad inseguire. Colavitto toglie Stivaletta e mette in campo Cherillo, con i locali che però non lasciano scampo alla Vastese, che subisce il terzo gol ancora ad opera di Castellana, che quasi sulla linea di porta al 26esimo mette comodamente alle spalle del portiere ospite. Un 3-1 pesante per i biancorossi, letteralmente in confusione, e che ci riprovano alla mezz'ora con Fiore su punizione, ma con Marani attento a deviare in angolo. Il finale di gara con i locali avanti per due reti è un film già visto, con l'ennesimo KO del girone di ritorno che si materializza per una Vastese irriconoscibile, figlia dei suoi errori e a rapporto al 91esimo nel settore dei suoi tifosi, a dir poco delusi dopo l'ennesima battuta d'arresto. Colavitto, sesta sconfitta nelle ultime 7 gare, eppure dire che oggi si era messa bene con il gol in apertura di Leonetti, poi quella rete di Castellana all'inizio del secondo tempo ha fatto cambiare volto a questa partita. Hai detto bene, i ragazzi si sono sciolti dopo il gol subito, ma potrebbe essere, non dico normale, però
quest'ultimo periodo sta pesando il fatto di portare a casa i punti, e noi sappiamo quanto è importante per tutte le squadre la vittoria, che ti alza la stima, ti fa lavorare bene durante la settimana. E quindi forse questo è il lato che è più importante. Una sconfitta pesante a livello morale, ma anche di classifica, perché non siete più terzi. No, guarda, io la classifica non l'ho mai, credimi, ma veramente io non l'ho mai guardata. Da quando dall'altra parte si parla di tre punti, di playoff, di secondo posto, terzo posto, quarto posto, stiamo inconsciamente, può darsi che stiamo un po' lasciando per casa alcune certezze. Il colloquio tra i tifosi e i giocatori al 91esimo, tifosi che sono giustamente delusi da questo girone di ritorno della squadra. I tifosi hanno sempre ragione, però io i giocatori li vedo durante la settimana e so quanto ci tengono per regalare soddisfazioni a loro, che fanno i chilometri per vedere una squadra che lotta, e anche oggi hanno lottato. Soltanto, vi ripeto, le vittorie alzano la stima, i ragazzi giovani credono nel lavoro, credono in ciò che fanno, e ora la vittoria non sta venendo, e quindi può essere anche una logica conseguenza quello che si è visto dopo il primo gol del Monticelli. Quando riacquisteremo i tre punti e un minimo di solidità difensiva, allora ci potremo divertire di nuovo. La svolta del match c'è stata al secondo minuto della ripresa, perché il gol del pareggio ha cambiato letteralmente la partita, perché la Vastese è crollata anche psicologicamente. Ma diciamo che noi la Vastese viviamo di condizioni psicologiche molto labili. Noi è un po' tutto il campionato che stiamo aspettando quel quid, che forse è arrivato oggi in quel gol di cui parli tu, che ci desse quella forza, quella carica, quel credere in noi stessi. La Vastese al contrario oggi un po' come il Monticelli del passato, cioè che quindi ha risentito di quel gol e un pochettino probabilmente si è buttata giù. Però ripeto, al di là dell'affetto che provo da ex giocatore della Vastese, dico che oggi secondo me è stato un grande Monticelli. Al di là della Vastese, capisco che è un periodo particolare per loro, però credo che oggi il Monticelli ha meritato di vincere, non è stata la Vastese che ha meritato. E allora, sconfitta dunque 3-1 per la Vastese. Paolo, che cosa succede a questa squadra? Tutto questo, mentre ce lo spieghi, vediamo le immagini del confronto che abbiamo visto nel servizio e che tra un po' vi riproporremo. Fine gara, i giocatori della Vastese chiamati a rapporto dai tifosi biancorossi, che hanno seguito sempre con particolare affetto questa squadra, ma insomma adesso vogliono anche cercare di capire che cosa sta accadendo. Mi verrebbe da dire che nel girone di andata erano stati abituati troppo bene, perché la Vastese vinceva praticamente sempre, e quindi è chiaro che dopo un girone d'andata giocato così bene dalla squadra di Colavitto, nessuno poteva immaginare, credo, un girone di ritorno, un inizio di 2018 così. Io credo che tutto è nato, ma non è che lo credo io, è così, tutto è nato dai problemi che ci sono stati in fase difensiva con l'infortunio di Viscardi, che è arrivato poco dopo la cessione sul mercato di Bagaglini. La società è stata costretta a tornare sul mercato e a prendere due giocatori sicuramente bravi, validi, come Maronilli e Cane, ma che evidentemente per caratteristiche non sono proprio adattissimi al 4-3-3 di Colavitto, e forse non sono molto adatti, non si sono adattati bene anche alla nuova squadra, alla nuova realtà, al campionato, al girone F di Serie D, perché veniva, al sistema di gioco. E dai problemi della difesa della Vastese sono arrivati i problemi della squadra, perché questa squadra ha iniziato a prendere gol con una certa facilità, e anche oggi ha incassato tre reti da una squadra che, se ha 18 punti, evidentemente avrà dei problemi. E oggi nel secondo tempo invece il Monticelli
ha creato dei problemi a sua volta evidenti alla Vastese. Vastese che tra l'altro nelle ultime gare in cui aveva perso, eccezione fatta per la gara vinta con il Pineto, era andata spesso sotto e non era riuscita a recuperare, arrivando anche ad un passo da rimonte clamorose come quella di Avezzano o anche quella di Matelica. Oggi addirittura dopo 4 minuti la squadra di Colavitto era andata in vantaggio, sì. Aveva la partita in discesa, aveva di fronte una squadra che era reduce tra l'altro, ricordiamolo, da una partita giocata mercoledì e persa con il Francavilla, quindi il Monticelli aveva giocato, ha giocato 3 gare in 8 giorni, aveva giocato questa partita 4 giorni fa e era anche fisicamente non al meglio rispetto al Francavilla perché aveva nelle gambe anche i 90 minuti di mercoledì scorso. Nonostante questo, nel secondo tempo è arrivato il gol di Castellana, eccolo qui, e la Vastese è andata in difficoltà perché non è riuscita a reagire se non con una conclusione di Di Pietro, poi vedremo anche un altro tiro di Stivaletta, un paio di punizioni di Fiore, ben parate tra l'altro da Marani, però da una squadra che è terza in classifica al cospetto di una formazione che invece e terz'ultima in classifica, ti aspetteresti sicuramente un'altra partita. E alla fine i tifosi, direi giustamente, hanno borbottato, per usare un eufemismo, hanno chiamato i giocatori sotto il loro settore per avere delle spiegazioni su un rendimento che è sicuramente negativo, non solo sul piano dei risultati ma anche sul piano delle prestazioni, perché la squadra non riesce più a giocare come faceva prima. Perfetto, Disamina che approvo al 100%, poi Paolo ti faccio vedere anche riassunto con i freddi numeri, però io volevo chiedere a Luca Di Pasquale, che è un attento osservatore di calcio, ma anche un nostro attento osservatore. Settimana scorsa il direttore sportivo Micciola, proprio dalla sedia dove sei seduto tu, aveva detto: sì, effettivamente c'è stato un errore da parte mia, si è assunto la responsabilità di alcune scelte, soprattutto dietro di mercato. Non per scagionarlo, però può bastare come giustificazione, anche solo parziale, l'infortunio di Biscardi, la partenza di Bagaglini, diciamo, e il mancato arrivo in quel caso di Forte, perché poi si è dovuti andare su altri profili? A prescindere che stimo tanto il direttore Micciola, che andiamo sempre a vedere pure le partite, lo vedo molto attivo e conoscitore del calcio, il fatto è che probabilmente nei calcoli di bilancio, in una sorta di gestione economica, si è ritenuto opportuno togliere Bagaglini, perché Viscardi stava facendo bene, Bagaglini può darsi come rincalzo, era un costo oneroso per la società, presumo. Però nessuno va a pensare che nel momento in cui vai a cedere Bagaglini, 2 giorni dopo ti si infortuna il tuo difensore, ci sono le squalifiche. Cane è anche un buon difensore, cioè esperienze in Lega Pro, solo che alla fine, ecco, si parla adesso di tutta questa situazione perché, ahimè, in 7 partite su 21 punti ne hai fatte soltanto 3, e ti lascio un po' la mare in bocca. Se avesse fatto già 4-5 punti in più, parlavamo di una Vastese a 46-47 punti ed erano andate bene le scelte societarie. Certo, questo il problema questo è vero. È che però noi dobbiamo cercare scorsa, di individuare secondo... il perché, perché allora è la stessa disamina dell'anno scorso in pratica, perché ha avuto sempre, ecco, la fase gennaio-febbraio. C'è questa paura. E può darsi che il capodanno Vastese porta qualche... è strano perché... sembra una metamorfosi strana che tu parti 13-14 partite fatte bene. Però c'è forse bene. Anche una spiegazione, scusami Luca se tu sei d'accordo con me, c'è anche una spiegazione psicologica, nel senso che probabilmente questa squadra, anzi lo ha detto anche Colavitto, una volta che si è iniziato a parlare di playoff, di terzo posto, di secondo posto vicino, non è riuscita, no, ma non è riuscita a reggere le pressioni. E anche questa è una spiegazione, perché questa è una squadra più giovane del campionato, ricordiamola. Ricordiamo anche questa cosa, cioè la Vastese sì, è un esperto, abbiamo tra virgolette Stivaletta che è 95 tra parentesi, sì. È Fiore. Il resto sono tutti ragazzi e che evidentemente la pressione non sono riusciti a reggerla. Credo che anche questa possa essere una spiegazione. Sì, sicuramente influisce più di tanto, perché Vasta è una piazza che ti mette quello spirito d'animo di fare molto bene,
la pressione, lo stimolo, perché trovi lo stadio, appena entri vedi come una, tra virgolette, una fossa, come se fosse il Farina Giulia, ti dà uno stimolo maggiore. Vi faccio vedere anche ad Andrea Costantini, che vedo particolarmente attento sulla questione vastese, un riassunto. La differenza tra 2017 e 2018, questi sono i numeri della crisi della Vastese. 2017, ovviamente partendo da fine agosto per arrivare a dicembre, sia chiaro, 17 gare giocate, 11 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte, 37 punti, terzo posto, 33 gol fatti, 15 subiti. Adesso guardate dalla parte destra, il confronto è impietoso. 7 partite giocate, 1 vittoria, 0 pareggi e 6 sconfitte, 3 punti, 3... quinto posto su 21, sì, quinto posto, 10 gol fatti, quindi meno di un terzo di quelli che ne aveva fatti ovviamente in 17, ma in 17 partite aveva preso 15 gol, in 7 ne ha presi 19. Io perciò parlavo che ne ha presi il doppio. E dicevo sì. che probabilmente i problemi della Vastese sono nati proprio dai problemi che ha avuto il settore arretrato, perché subire 19 gol in 7 partite quando ne avevi subiti 15 in 17, credo che insomma si possa spiegare in questi freddi numeri qual è oggi il problema di questa squadra. Peraltro la scorsa settimana era stato molto onesto il DS Micciola, parlando di quel mercato dove hanno inseguito forte, non è arrivato, hanno preso altri giocatori. Col senno del poi, perché purtroppo dobbiamo parlare col senno del poi, la cessione di Bagaglini è stata un disastro, si è rivelata tale, perché Bagaglini comunque era il terzo centrale e una volta che si fa male Viscardi gioca a Bagaglini e si risolvono gran parte dei problemi. Invece Bagaglini non l'hai avuto più, loro sanno a Vasto perché hanno dovuto fare questa scelta, e quindi poi chi è arrivato evidentemente non si è integrato nel sistema di gioco come avrebbe potuto e dovuto, e di conseguenza poi questa fragilità difensiva, la Vastese si è ritrovata a un certo punto del girone d'andata a sentirsi imbattibile. Ricordiamo quello che è successo col Castelfidardo, rigore parato da Camerlengo alla fine col tapin in gol, ma la partita è finita sulla sua parata. Cioè si è arrivati da quel momento in cui ti sentivi imbattibile, anche gli episodi ti venivano incontro, ora invece ti sei scoperto fragile, e questa fragilità la Vastese non riesce ad affrontarla, anzi c'è stato un decadimento da un punto di vista nervoso, e questa squadra ora ha un problema mentale che nasce da un problema tecnico e ora è diventato un problema mentale, perché questi numeri non si possono che spiegare in tale modo, perché se in tante partite pronti via prendi 3 gol nel primo tempo, come è successo a Materica, come è successo anche col San Marino, vabbè lì 0-1 poi 0-3, è successo anche in altre partite di prendere tanti gol all'inizio, oggi vai sul campo della penultima della classe che è un attacco scadente, stavolta vai in vantaggio e poi prendi 3 gol nel secondo tempo. Ho visto un difensore Castellana che ha segnato 2 reti praticamente sulla linea di porta, sì. È evidente che c'è qualcosa che non va da un punto di ma vista, ma anche il gol mentale di Galli, se vogliamo, praticamente è un Monticelli, anche il gol che di entra Galli, dentro, 3 gol subiti la porta della sulla linea di porta e sono un qualcosa che prima non si sarebbe mai verificato, quindi ripeto, nasce da qualche problema tecnico soprattutto dalla cintola in giù, e ora diventa un problema mentale, perché prima ti sentivi imbattibile e ora invece ti senti battibilissimo. Chiarissimo. Peraltro vediamo qui il gol che aveva aperto, che aveva un po' illuso i tifosi della Vastese, di Leonetti. Vediamo anche caro Luca, se vedete la media, ha fatto 10 gol in 7 partite. Sì, rivediamo una media, la grafica riassuntiva, Maurizio, così diciamo quasi un gol e mezzo a partita, quindi più o meno ci stai. Il problema è che la parte difensiva, che ha subito 19 gol in 7 partite, sì, come se avessi subito quasi più di 2 gol a partita. Sì. Quasi 3. Quasi 3, bravo, 7 per 3, 21. In meno della metà delle partite ha subito 4 gol in più, perché che è davvero incredibile. E oggi, tra l'altro, ricordiamo che
proprio per questa emergenza difensiva mancavano Marolilli e Iarocci squalificato, Viscardi infortunato, come secondo centrale di difesa ha giocato De Feo, che è un centrocampista. Sì, assolutamente. Peraltro Campaccio normalmente non lo è il Pirani di Grottammare, però insomma oggi problema Jacopo, io ero mercoledì a recupero Monticelli Francavilla. Campaccio, allora vediamo Campaccio. Un po' di immagini. No, tra l'altro non so se si nota, ci piove anche sopra. Praticamente al centro del campo c'è un avvallamento, cioè è praticamente un campo ondulato, è gibboso e ondulato. Io non so se percepite, però si vede dalle immagini. Ecco, questo è il campo di Grottammare. Oggi situazione addirittura peggiorata, non so, da lontano si nota quell'avvallamento proprio. Sì, ma si vede anche dalla telecamera. Esatto, oggi peggio ancora perché è ridotto a un acquitrino. Davvero, davvero un acquitrino, era impossibile giocare. Tra l'altro, prima dell'inizio della partita, un addetto del comunale di Grottammare ha provveduto a ridisegnare un po' le linee che erano praticamente scomparse. Eh sì, davvero un campo impossibile su cui giocare. Peraltro, e chiudiamo la parentesi vastese, Paolo, domenica prossima c'è un esame, e che esame? Perché arriva la seconda della classe, la Vispesaro. Sì, domenica all'Aragona ci sarà la Vispesaro. Ore 15. Ore 15, sì, si è già saputo oggi. Beh, una partita, diciamo, spartiacque del campionato della Vastese, perché una vittoria potrebbe servire veramente a riportare un po' di tranquillità, a ridare autostima alla squadra, a rinvigorire i tifosi. E qualora invece le cose dovessero andare diversamente, è chiaro che si potrebbero aprire degli scenari che fino a qualche settimana fa erano a dir poco impensabili. È una partita difficile perché la Vispesaro è comunque a 4 punti dal Matelica, oggi era andata sotto con la Jesina, è riuscita prima a pareggiare e poi a portarsi in vantaggio. È una formazione che ha grandi nomi, tecnicamente non si discute, con il Matelica la squadra più forte del girone, è proprio a 4 punti dalla formazione matelicese, quindi è ancora in piena lotta per il primo posto. È una Vispesaro che in questo momento è una squadra probabilmente diversa da quella che la Vastese nel girone d'andata aveva battuto al Benelli per 4-2, ma più che una Vispesaro diversa, oggi c'è una Vastese diversa da quella che aveva vinto 4-2 a Pesaro. Eh sì, chiarissimo. Vediamo adesso, prima di andare in pubblicità, Paolo, ti rubo solo qualche altro minuto, vediamo la nuova terza della classe, l'Avezzano, che vince 4-1 al Civitelle di Agnone, partita praticamente in discussione solo per qualche istante di gara, quando sull'1-3 l'Avezzano ha avuto un po' paura, poi ci ha pensato Pellecchia sul rigore a mettere le cose in chiaro. L'Avezzano batte 4-1 l'Agnonese, il servizio. L'Olimpia Agnonese viene letteralmente travolta dall'Avezzano. Al Civitelle finisce 1-4 per gli abruzzesi, con i Granata che non entrano proprio in partita se non nei primi 15 minuti della ripresa. Ma andiamo alla cronaca di questo strano match. Il primo squillo è anche quello che sveglia la partita e arriva al settimo minuto di gioco con un tiro dalla sinistra di Pellecchia che Venturini ribatte, ma Dos Santos si fa trovare pronto ad insaccare ed è 1-0 per l'Avezzano. Inutile dire che questa prima rete disorienta l'Agnone, che non riesce a sfruttare le pur poche occasioni lasciate dai biancoverdi. Come al 14esimo, su un calcio di punizione battuto da Guerra, che va alto sulla traversa. Al 25esimo, il secondo colpo inferto all'Agnone arriva su calcio d'angolo, battuto da Bisegna, su cui di testa Menna mette la firma del 2-0. Al 28esimo, ecco un'altra occasione su calcio piazzato per i padroni di casa, con Giglio che tira centrale e Fanti che intercetta. Al 42esimo, ecco di nuovo l'Avezzano all'attacco con Dos Santos, che aiutato dalla distrazione di Cassese riesce a chiudere il primo tempo sul 3-0. Con le immagini di Antonio Masi, eccoci nella ripresa, con un Agnone che scende in campo con tutt'altro piglio. Tanto è che all'11esimo i Granata riescono ad accorciare le distanze, grazie a Santoro, che servito da Ferraro riesce ad insaccare la rete biancoverde per il gol dell'1-3. E un minuto dopo è proprio Santoro, servito da De Stefano, che sbaglia tutto, a tu per tu con Fanti. Al 15esimo
Il numero uno ospite compie un vero e proprio miracolo su calcio di punizione battuta da Ceria, che serve l'occasionissima a Santoro. Scocca la mezz'ora e Frabotta commette fallo in aria sul Lombardo. Per il direttore di gara Quattro Ciocchi della sezione di Latina non ci sono dubbi, è rigore. Al dischetto va Pellecchia, che non sbaglia, per l'1-4 finale. Non accadrà più nulla di particolarmente eclatante fino alla fine del match, che si chiude con le contestazioni dei tifosi davanti agli spogliatoi, il silenzio stampa della squadra e il fermento della dirigenza tutta, che preannuncia, forse in qualche modo, qualche novità già dalla prossima settimana. Partita senza storia al Civitelle. Luca, insomma, hai visto quando, e l'abbiamo sempre detto, quando l'Avezzano riesce a manovrare bene con i suoi attaccanti, che trova spazi, conclusione in rete, possibilità di fare gol, difficile trovare una squadra più forte in questo raggruppamento. No, penso che, vabbè, io l'ho vista pure domenica scorsa in casa con la San Giustese, diciamo che avevamo le polveri bagnate. Però è una squadra quando che non quando ha le polveri gira, bagnate, ecco. Se no è una squadra che quando gira buona quadratura, buone individualità tecniche, è un allenatore, ha trovato il meglio di quello che si possa avere da questi giocatori. Poi è normale che facendo i flotti di risultati anche gli stimoli vengono tutti a favore. Purtroppo c'è anche il mugugno di qualche pareggio in più che forse possa dispiacere, ma alla lunga questi sono punti pesanti in un campo dove l'Agnanese pensava a salvarsi. Non è neanche facile giocare, diciamo, un campetto da calcetto, perché è molto piccolo e difficile pure manovrare, lanci lunghi, non è facile. Quindi penso che sia una vittoria che possa equiparare qualche pareggio di troppo e si sono lamentati. Prima diciamo del Monticelli, il Monticelli ha pareggiato in casa pure col Matelica, con l'Avezzano, sì, ha battuto Travasi, quindi una squadra, è strana come squadra. Purtroppo quando si gioca in girone di ritorno nel campo non è facile fare punti, e quando fai queste belle vittorie credo pesano, che possa dare soddisfazione. Andrea, giustamente Luca tira fuori un argomento, secondo me quello relativo per esempio al campo del Civitelle, che magari è un po' più piccolo, un po' più stretto, però forse è proprio in questi campi che la tecnica probabilmente superiore dell'Avezzano rispetto ad un Olimpia Agnonese viene fuori. Sei d'accordo? Beh, comunque l'Olimpia è abituata a giocare su quel campo. Sì, è vero, però su questi campi è un po' più facile fare la differenza quando hai maggiore tasso tecnico. Ma guarda, su questi campi è importante il ritmo, perché essendo spazi più ristretti i giocatori sono più vicini, magari si pressa anche di più e quindi bisogna metterla un po' più sul ritmo. L'Avezzano penso abbia fatto valere un maggiore spessore tecnico, però conoscendolo l'Agnonese e quello che sta a fare su quel campo c'è qualcosa che non va, perché prendere tre gol in un tempo anche da una squadra forte, evidentemente la squadra si è sfilacciata. Poi ho visto proprio Cassese, uno di questi ex, fare un errore clamoroso in occasione del terzo gol dell'Avezzano, quindi sicuramente una giornata di grazia per l'Avezzano, che ha ritrovato il gol ma ha preso e infatti anche gol. Lo ringraziano ad Avezzano, grazie Cassese. Esatto, se non sbaglio l'Avezzano non prendeva gol da 4 partite. Quindi oggi ha ripreso gol, ma soprattutto ha fatto 4 reti in un periodo in cui la squadra di Giampaolo stava soffrendo di un'eccessiva anemia, peraltro strana visto il potenziale offensivo. Quindi bene l'Avezzano, ma sicuramente l'Agnonese è complice di questo poker realizzato dalla squadra di Giampaolo. Ad onor del vero bisogna dire, lo dicevo prima io, perché oggi ho avuto la possibilità di vedere la partita durante diretta stadio in bassa frequenza. C'è stato un momento clamoroso della partita, se continuiamo a vedere le immagini della gara, dove l'Avezzano l'aveva chiusa la partita 0-3, poi prende il gol dell'1-3 e rischia di prendere il 2-3 in due circostanze nel giro di pochi minuti. Probabilmente forse è stata quella la chiave di volta della partita. Sì, perché lì Santoro ha fallito un gol che uno come lui
insomma, può fare, ha svirgolato davanti al portiere e poi poco dopo, non so se è stato un intervento dell'estremo dell'Avezzano o se è stato un palo, però sta di fatto che in due circostanze l'Agnonese poteva riaprirla e poi è arrivata l'azione molto bella di Lombardo con il rigore che ha chiuso l'incontro. Però insomma l'Avezzano probabilmente si è anche un po' distratto. Ecco, allora questo è il gol dell'1-3. Intanto sì, ci scrivono che alla fine la qualità dell'Avezzano è venuta fuori. È chiaro che l'inizio non è stato dei migliori. Allora c'è stata questa occasione clamorosa. Qui siamo sull'1-3. Questa occasione clamorosa. Passano un paio di minuti, calcio di punizione ancora per l'Agnonese, pallone dentro, davvero pallone sul palo, qui poteva riaprirsi la partita. Però insomma poi c'è stato il calcio di rigore per questo contatto sul Lombardo che poi di fatto chiude la partita. Bene così per fortuna dell'Avezzano che, come detto, diventa la prima abruzzese a livello di classifica, l'abruzzese che sta più in alto. Dunque complimenti alla formazione biancoverde, soprattutto per come era partita, non che non ce lo aspettassimo, Luca, che prima o poi poteva fare la scalata. Doveva uscire come classifico perché i valori e i mezzi per fare bene li aveva. Ma sto vedendo anche messaggi a criticare. Io penso che Bolami hanno fatto un bel progetto, un bel programma. Capace che già da domenica vince. No, dispiace perché conoscendo i giocatori fa parte, e la gestione di come ha gestito la società, penso che ha fatto il risultato migliore di qualità-prezzo. Io lo ripeto sempre. Deve essere sincero, dispiace per l'infortunio a Viscardi della perdita tecnica del difensore che è andato a San Nicolò. Bagaglini. Se no penso che la Vastese 4-5 punti in più poteva tenere gli occhi chiusi. Certo. Parlavamo di un'altra situazione. Assolutamente. Purtroppo gli umori fanno parte un po' del risultato. Poi magari domenica noi ce lo auguriamo. La Vastese batte la Vispesaro e torna l'entusiasmo. È normale, fa parte del calcio. Prendeti fatta una trasferta. Noi intanto lo salutiamo, lo ringraziamo, Paolo Lorenzetti, lo mandiamo a riposarsi. Ciao Paolo, grazie per essere stato con noi, per aver commentato la situazione complicata della Vastese. Noi ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, al rientro abbiamo un'altra, purtroppo dopo quello della Vastese vedremo un'altra sconfitta, quello del Francavilla contro la Recanatese dopo la pubblicità. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, ci spostiamo adesso al Valle Anzuca per vedere la sconfitta del Francavilla 0-3 contro la Recanatese. Il servizio è firmato per noi da Ania Cantagalli, vediamo. La Recanatese vince 3-0 ed interrompe la striscia positiva del Francavilla che durava da 11 giornate. I marchigiani, che i giallorossi avevano battuto mesi fa, non sono più quelli del girone di andata, ma in casa Francavilla qualcosa è mancato. Senza Fofanà e Zerbo a farne le veci in avanti, assistito da Banegas e Palumbo, mentre in difesa per sopperire alla squalifica di Romeo, Di Pietrantonio vince il ballottaggio con Fiore. È un primo tempo che fa fatica a decollare, ma che vivrà su due momenti di grandi proteste da parte della Recanatese. Si parte con una buona incursione di Dipenti, ma sulla sinistra, con Banegas che di un soffio non arriva all'impatto con il pallone in area e con Molenda poi murato. Al 20° occasione ancora per il Francavilla, con Zerbo che non trova però il finale che sperava. Due minuti più tardi si fa vedere per la prima volta la formazione ospite con un tiro cross di Giaccaglia che Fargione è pronto ad alzare in angolo. Poco dopo la mezz'ora il primo episodio che scatena le proteste della squadra di Alessandrini. Falomi se ne va sulla sinistra, ma su di lui interviene Fargione in uscita. Il primo assistente segnala però la posizione di fuorigioco dell'attaccante, mentre il direttore di gara pensava se assegnare o meno la massima punizione. I giallorossi rispondono subito, con un doppio passo di Zerbo, la cui conclusione però è troppo debole e centrale. Subito dall'altra parte, senza un attimo di respiro, Pera fa partire un diagonale che Fargione spinge fuori con il pensiero. Sul successivo capovolgimento di fronte, Banegas fa partire un tiro su cui Piangerelli non è perfetto, ma il secondo assistente segnala la posizione di fuorigioco di Zerbo sul tentativo di ribattuta. Al 39° altre grandi proteste della Recanatese. Nodari riesce a svettare più in alto di tutti a segnare, ma il primo assistente segnala ancora la posizione di offside. Per Borriello di Arezzo, Alessandrini eccede nelle proteste e viene allontanato dal campo. Il primo tempo si chiude con un colpo di testa di Falomi che Fargione manda in angolo e con un Francavilla che pensa come essere più incisivo.
La ripresa invece inizia come peggio non si potrebbe, perché Fargione forse non è perfetto su un tiro da fuori area di Guida, che al quarto porta avanti i suoi. Il Francavilla fa fatica a riprendersi e rischia al quarto d'ora, quando Fargione è costretto ad uscire dall'area per fermare Pera lanciato a rete. Due minuti dopo, Lunardini, già ammonito, viene graziato dal direttore di gara dopo un brutto fallo su Di Cecco, che viene invece a sua volta ammonito dall'arbitro. Le squadre si allungano, il Francavilla ci prova con maggiore convinzione e al 28esimo di Penti, ma non è fortunato nella deviazione avversaria. È clamorosa però l'occasione che capita alla Recanatese dopo la mezz'ora. Pera impegna Fargione, sulla ribattuta Falomi lascia Guida che da solo alza il pallone a porta vuota. Il raddoppio però arriva poco dopo. Pera serve un assist illuminante per Falomi, pescato secondo la terna in posizione regolare e per l'attaccante è un gioco da ragazzi battere il portiere di casa. I titoli di coda li manda poi proprio Pera in pieno recupero. Una sconfitta che allontana la zona playoff per il Francavilla, con i giallorossi proprio prima dello scontro contro i marchigiani arrivati ad un solo punto di distanza dall'obiettivo stagionale. Dopo il triplice fischio, contestazione dei tifosi giallorossi ad Amenta. Mister, non è più la Recanatese del girone di andata, ma oggi qualcosina è mancato. Sì, oggi, a parte la Recanatese che non è quella dell'andata, questo lo sapevamo, abbiamo secondo me perso male perché non eravamo partiti male, abbiamo fatto, secondo me abbiamo creato pure qualche buona occasione da gol, soprattutto nel primo tempo, non siamo riusciti a concretizzare e sicuramente oggi non è una delle migliori partite del Francavilla, ma io penso che ci possa anche stare dopo 11 risultati utili, 3 partite in una settimana, i ragazzi erano secondo me un po' stanchi, un po' sulle gambe e poi di fronte avevamo una squadra, una signora squadra. Ci può stare una sconfitta dopo tanti risultati utili, naturalmente non era questo l'obiettivo nostro, era ben altro, volevamo vincere, abbiamo trovato una squadra forte, soprattutto lì davanti giocatori veramente importanti per la categoria. Noi, ripeto, abbiamo creato secondo me 4-5 occasioni buone per fare gol, non siamo stati bravi. E loro poi sicuramente io ho cercato in tutte le maniere di recuperare il risultato, quindi eravamo molto sbilanciati come a livello sotto profilo tattico, quindi concedevamo le loro ripartenze e loro, se concedi campo a giocatori come Pera, difficilmente loro sbagliano, quindi sapevamo che gli ultimi 10-15 minuti dovevamo assolutamente cercare di recuperare il risultato e abbiamo rischiato e abbiamo preso anche gli altri due gol dove potevamo benissimo evitare. Però ripeto, sono dispiaciuto per la sconfitta, ma non cancello tutto quello che è stato fatto soprattutto dai ragazzi. Mi dispiace che qualcuno possa contestare, naturalmente dopo una sconfitta ci sta, quindi capisco anche, però non bisogna essere negativi e vedere tutto buio, perché ripeto, è stato fatto qualcosa di buono, stiamo ancora lì e continuiamo a avere qualche problema, tipo lo stesso Fofana che purtroppo per noi è importante, che in questo momento non c'è, però cercheremo sempre di trovare le soluzioni, di non abbatterci, di non trovare alibi e cercheremo già da domenica di reagire. Mister, 4 vittorie, la quarta vittoria in 6 gare a conferma di una crescita dopo il mercato di dicembre e quella zona salvezza che tanto cercate. Beh, è normale che quando si cambia tanti giocatori, come abbiamo fatto noi soprattutto a dicembre, è anche difficile poi ricostruire la squadra. Sono già passati un paio di mesi, significa che abbiamo lavorato nel modo giusto, oltretutto oggi mancava due giocatori senior e di conseguenza insomma abbiamo giocato anche con qualche giovane in più, perciò testimonia magari che dietro stiamo lavorando nel modo giusto. Oggi non era una partita così facile come dice il risultato, perché eravamo consapevoli di giocare contro un'ottima squadra che veniva da 12 risultati utili e di conseguenza sapevamo delle difficoltà, però ci eravamo preparati nel modo giusto e col giusto atteggiamento e sul campo l'abbiamo visto. Sconfitta dunque per il Francavilla, ma c'è un angolo Moviola abbastanza corposo con 3 episodi da rivedere. Luca, te li faccio vedere, perché il primo è
Allora, un calcio di rigore che non viene assegnato per l'uscita di Fargione su Falomi. Vedete l'arbitro che alza la mano per un fuorigioco, quello in mezzo è Sembroni. Per te c'è il fuorigioco? No. Appunto. Anche perché c'è un altro dietro. Stava pure in linea. Sì, dovrebbe essere di Pentima, il 33. Eccolo qua, fermiamoci qui. Io penso che sta un metro. Per me non dietro. È fuori gioco. Sta un metro dietro. Ok, non è stato dato il calcio di rigore perché il primo assistente, che è Fabrizio Almanza di Latina, ha segnalato il fuorigioco e dunque, ammesso che ci fosse il calcio di rigore su Falomi, ovviamente il gioco era interrotto prima, proprio per la segnalazione del fuorigioco. Secondo episodio, lo vediamo, questo gol annullato alla Recanatese, ancora per un fuorigioco. Allora, il giocatore è l'ultimo un fuorigioco qua, l'ultimo a sinistra. Eccolo qua, fermiamoci qui. È Nodari, calcio di punizione battuto allora, da Marchetti. Vedendo il filmato così, in effetti è fuorigioco, perché sembra che il giocatore loro già c'è il piede sulla linea bianca. Sì, quasi praticamente. Può sembrare fuorigioco. Potrebbe essere fuorigioco, non so Andrea se tu che sensazione hai. Allora, il giocatore Notari è l'ultimo di tutta la... Ci può stare. Nel vedere anche i piedi di coloro che sono dentro la lunetta, i suoi piedi, fuori dall'aria, quindi lui mi sembra più avanzato, effettivamente. Ok, calcio, gol annullato, qui siamo sullo 0-0. Poi vediamo, su questo episodio ha molto protestato il Francavilla, secondo me ha ragione, perché Lunardini, che è già ammonito, interviene così su Di Cecco, non solo non arriva il secondo giallo, ma viene ammonito Di Cecco. L'arbitro era Raimondo Borriello di Arezzo. Adesso lo rivediamo. Ecco, avvicinato e un po' più rallentato. Se riusciamo poi ovviamente a rallentarlo un po' di più. Giustamente Di Cecco dice, guardate, il fallo l'ha fatto a me. Cioè, riusciamo a vederlo ancora, Maurizio? Questa è un'ammonizione proprio. Eccolo qua. Questo è piede abbastanza a martello. No, certamente non è giallo per Di Cecco. Io posso capire, una palla vagante e tutti e due vanno in contrasto sul pallone. Guarda qua. Involontariamente tu puoi anche... Ma la palla l'ha stoppata Domenico. Sì. Quindi non è che tu dici, io sono in possesso, io ho la palla. Certo. L'avversario mi viene a fare il contrasto da dietro. Certo. Mo vuoi anche non ammonire il giocatore avversario, ma l'ammonizione diciamo a me. Che con i provvedimenti ovviamente di super gratuito. Ovviamente viene ammonito perché poi ha un alterco con un avversario e non per l'intervento, sia chiaro. Ecco, diciamo che però insomma, la beffa è... Ma l'intelligenza dell'arbitro capisce pure la botta che ha preso. Certo. Là sta pure il fatto di capire dove... Cioè. Sei anche un po' spaventato, ci può stare. La botta ci sta da dietro, quindi... Andrea, volevi dire? No, che il Francavilla non è fortunato con le decisioni, con i provvedimenti disciplinari, perché domenica ha subito due espulsioni, ci sono stati degli episodi un po' particolari che abbiamo diffusamente commentato. Tra l'altro oggi il Castelfidardo ha finito 11 contro 10, quindi in due partite tre espulsioni delle due abruzzesi avversarie. Quindi probabilmente dal punto di vista delle decisioni disciplinari gira male al Francavilla, che deve fronteggiare anche la squalifica fino a metà aprile di Fofana, che penso abbia un peso importante per il Francavilla, anche se il Francavilla si è ormai abituato a giocare senza Fofana perché è stato a disposizione poche volte. Però oggi peraltro la nostra Ania ci ha raccontato che alla fine della partita contestazione per Federico Amenta, cioè i tifosi del Francavilla hanno un po' beccato Federico Amenta alla fine della gara. Noi adesso ovviamente quando si parla del Francavilla si dice che è una squadra che è costata tanto e il riferimento è soprattutto ad Amenta, a Fofana e a Di Cecco. Però Di Cecco è arrivato a gennaio. Amenta ha giocato poco e quando ha giocato non si è espresso ai livelli che noi ricordiamo, però è anche attempato, quindi se uno pensa di rivedere il giocatore che ha sfavillato a Lanciano, e già allora era un giocatore in là con l'età, probabilmente si sbaglia, perché non è ora quel giocatore.
e Fofana ha giocato molto poco, quindi è vero che questi giocatori incidono tanto sul bilancio della società, però hanno inciso molto poco in termini di presenze in campo, questo giusto per precisare. Da Amenta è lecito attendersi di più, però è pur vero, ecco qui si fa buggerare da Pera in questa azione, però ragazzi parliamo di un giocatore che è sui 40 anni, quindi insomma sì. Semmai bisogna pensarci prima, si è sicuri, Andrea, di prendere un giocatore come Amenta sulla soglia dei 40 anni per rinforzarsi? È motivato al punto giusto? Amenta è un giocatore indiscutibile per quello che ha fatto, soprattutto negli anni di Lanciano, quando è stato un giocatore meraviglioso. Andrea, sì. Volevo dire una cosa, anche da Buffon ci si aspetta sempre qualcosa di più. Certo. E delle colpi sulla partita dell'altro giro della Juventus le ha fatte. Purtroppo l'età passa per tutti, passa per me, per gli altri. Quindi è normale che un giocatore che può far crescere tanti altri, perché io non è che lo conosco benissimo, però professionalmente credo che sia una persona che possa dare una mano anche al gruppo nella crescita dei ragazzi. Come ha avuto con me Domenico Di Cecco a Chieti, un ragazzo ultra serissimo, serio, molto professionale. Quindi sono anche giocatori che in un certo contesto, a prescindere da, purtroppo dal peso economico, che uno si aspetta sempre qualcosa di diverso. Ma non è da loro che ti può aspettare. Il problema è che hanno avuto la sfortuna di Fofana, sì, che sì, purtroppo... Sì. A difenderci si difende, a segnare che si fa fatica. Che si fa fatica, certo. Il peso, secondo me, di un attaccante di quello spessore economico e di quelle caratteristiche e potenzialità è mancato tanto a Francavilla. Certo. Peraltro oggi, insomma, la Recanatese, a proposito di attaccanti, ne ha due fantastici, Pere e Falomi, insomma, vabbè. Purtroppo è andata così, però bello il messaggio di prima, forza Francavilla, ci rifaremo, ci hanno scritto da casa. Andiamo adesso a Castelfidardo per vedere purtroppo un'altra sconfitta, quella dell'Aquila, 1-0 contro il Castelfidardo, per l'appunto Stefano Recanati, vediamo. Castelfidardo e l'Aquila si presentano alla 24esima giornata da imbattute del girone di ritorno, con entrambe che hanno perso l'ultima partita prima della sosta natalizia. Campo appesantito dalla pioggia scesa in maniera copiosa prima della gara, che aveva fatto temere il rischio rinvio. Si fa vedere subito l'Aquila al settimo minuto. Boldrini calcia una punizione dai 30 metri, ma il suo tiro si spegne di poco a lato dalla porta difesa da Selvaggio. Al primo affondo la squadra di casa si porta in vantaggio, ottavo minuto. Fa tutto il numero 10 calabrese, che vince un rimpallo al limite dell'area e con il destro batte Farroni in uscita. Castelfidardo scatenato al 22esimo, punizione dalla destra, il colpo di testa di Terrenzio, ma la palla si stampa sulla traversa. Ancora Castelfidardo, un minuto più tardi con Mantini, che dalla sinistra ci prova con un gran tiro a giro, ma la palla si perde alta sopra la trasversale. Con l'Aquila incapace di reagire, al minuto 30 il Castelfidardo spreca ancora l'occasione del raddoppio con Calabrese, ma il tiro è facile preda di Farroni. Visibilmente preoccupato, Battistini corre ai ripari e sostituisce Ibe con Ranelli per dare più peso al centrocampo rosso-blu. Al 32esimo si fa vedere l'Aquila ed è miracoloso il salvataggio di Bordi su tiro a botta sicura di Boldrini, con il tiro del numero 10 abruzzese che sarebbe finito in fondo al sacco. Autentico assedio del Castelfidardo, che va vicino al raddoppio anche al minuto 36 con Pedalino, che protegge palla e calcia di destro con il suo tiro che sfiora solo il palo alla destra di Farroni. Ripresa con il mister rosso-blu Battistini, che butta nella mischia degli Ulis per dare peso al reparto avanzato, ma i risultati non sono quelli disperati. Al 17esimo piove sul bagnato per la squadra abruzzese. Su ripartenza della squadra di casa, il numero 3 Sieno trattiene per la maglia borgese, si becca il secondo giallo e lascia i suoi in 10. Al minuto 28 Trillini raccoglie un traversone di Massi, anticipa con un buon movimento il diretto avversario, ma in scivolata il suo tiro si perde sull'esterno della rete. Al 39esimo la prima sortita offensiva della ripresa dell'Aquila. Cross che attraversa tutta l'area di rigore con la palla raccolta dal numero 6 Pupeschi, ma il suo tiro viene respinto in calcio d'angolo da un difensore. Dopo due minuti di recupero, paletta di Lodi decreta la fine della partita, con il Castelfidardo che raggiunge quota 41 e la conseguente matematica salvezza. L'Aquila perde la sua prima gara del girone di ritorno e domenica derby con il Francavilla. Un po' di amarezza a fine gara per i tifosi giunti dal capoluogo abruzzese, che hanno accennato una timida protesta per il mancato saluto dei giocatori a fine gara. Mister, avete sofferto più il campo o la grinta di una squadra che ha iniziato la partita a tutta? Entrambe le cose, anche se poi oggettivamente la prima occasione l'abbiamo avuta noi, ci siamo forse cullati su quel fatto che il tiro di Boldrini poteva,
poteva essere quello, ma bisogna riconoscere i meriti di un Castelfidardo che è sceso in campo molto determinato, sicuramente per il tipo di qualità tecniche il risultato meno penalizzato di noi per quanto riguarda il gioco, soprattutto in mezzo al campo, dove ho visto un ottimo Borgese, ma anche complessivamente una bella prestazione della squadra. Quindi alla fine non abbiamo molto a recriminare, perché siamo riusciti a creare poco, se non un'altra occasione con Boldrini nel primo tempo, poi dopo abbiamo cercato, l'espulsione ovviamente ci ha tirato le gambe, ma la colpa era nostra, e quindi poco da dire, complimenti a Castelfidardo, una bella prestazione e niente, per una volta dobbiamo fare il nostro mea culpa, prepararci meglio per la partita con il Francavilla e continuare a giocarci le nostre carte. Il cambio libero, stiamo soffrendo troppo l'aggressività del Castelfidardo, non potevo permettermi un'altra punta, mi spiace per Ibe perché essere cambiati dopo mezz'ora non è sicuramente una cosa piacevole, però ho dovuto fare quello, anche perché se non riusciamo soprattutto in certi momenti con gli avanti a mantenere il pallone, loro avevano qualità e velocità e ci stanno mettendo in difficoltà dietro, quindi dovevo scegliere una persona, non è che ho bocciato Ibe, ho bocciato nessuno, una questione di esigenza tattica. Sinceramente devo essere proprio sincero, quando ho visto il campo ho pensato che forse avrei dovuto farla prima della partita della sostituzione, sono stato tardivo e così è andata. Faccio i complimenti, ripeto, a Castelfidardo, però invito i miei a non mollare perché ci sta una partita non positiva, ma c'è anche tanta voglia di riprendere. La strada è lunga, ci sono 30 punti ancora, noi vogliamo, certo, oggi Castelfidardo ha fatto vedere che può ambire legittimamente ai playoff. Voglio approfittare di questi legami per ringraziare i tifosi che sono venuti a vederci oggi. Il disguido che c'è stato a fine partita riguarda il fatto che alcuni ragazzi, fra cui Pupeschi, vanno alla febbre e sono ahí dentro subito, non sono venuti a salutare, ma questo non è un indice di poco rispetto per chi è venuto, anzi li ringraziamo. Certo un po' di delusione perché siamo abituati a fare partite dove proponiamo molte palle gol, oggi non ci è riuscito e questo un po' ci dispiace. Siamo partiti veramente bene la prima mezz'ora, credo abbiamo fatto molto bene, forse c'era anche un gol in più contro una grossissima squadra. Che devo dire ancora, mi stanno veramente dando delle soddisfazioni incredibili, sono straordinari, ragazzi straordinari, anche oggi sono riusciti a giocare su un campo veramente al limite, quindi devo fargli un applauso grandissimo. Ho detto che noi siamo una squadra tecnica, quando troviamo un campo dove si può giocare andiamo in difficoltà, oggi nonostante tutto abbiamo dimostrato di giocare a calcio, saper giocare a calcio, questa è la cosa più importante. Visto che ci alleniamo sempre, ci proviamo sempre a giocare, poi ci sono delle partite che ci si riesce, altre meno, e quindi sono molto contento. Contento Vagnoni, insomma, si stava quasi per contraddire, ha detto noi andiamo bene quando il campo è buono, oggi il campo di Castelfidardo non era affatto buono, però ha detto vabbè, abbiamo dimostrato comunque di saper giocare a calcio. Vediamo, Andrea, l'espulsione di Sieno, che sì, ha condizionato la gara, la vediamo perché... Questo è il primo giallo che secondo me non c'è. Questo è, almeno dal mio punto di vista, è per un fallo su Bordi. Secondo me questo cartellino giallo è decisamente esagerato e lo pagherà caro l'Aquila, perché poi arriva anche il secondo giallo che invece c'è. Io non so, vi chiedo, Luca, chiedo anche a te un parere. Arriva il rosso, ma probabilmente condizionato dal primo, che forse è un po' dubbio. Eccolo qua. Io penso, cioè, vedendo bene il filmato, ha alzato il piede destro a mo' di tacchetto, a mo' di sgambetto. Se rivedi questo filmato... Ok, torniamo indietro, Maurizio, perché a questo punto dobbiamo toglierci la curiosità, eh? E magari non ho visto bene io. Ha alzato un po' il piede destro, come se dovesse mettere lo sgambetto, guarda. Ok, Bordi gli va via... Il piede di destro aggancia il piede di destro. È stato, sì, anche, è stato anche intelligente l'avversario. Il c'è. Sì, sì. Magari il è stato intelligente. Il calcio di punizione c'è. Per me non c'è l'ammunizione. Bravissimo. È stato intelligente l'avversario. Che ha preso il contatto e c'è la punizione. Ma secondo me l'ammunizione è stata un po' troppo esagerata. Anche perché ti condiziona per tutti i restanti minuti della gara. Esatto. Essendo un terzino, forse un attaccante è diverso. Poi ti faccio rispondere su Tiboni, che ti chiedono da casa. Andrea, c'è questo cartellino giallo secondo te? Ma molto al limite, si poteva anche non dare, ma ripeto, evidentemente ora Castelfidardo, che merita la classifica che ha, gira anche bene, perché certi provvedimenti disciplinari hanno un po' aiutato. Però ripeto,
Castelfidardo oggi ha giocato una grandissima partita, ha meritato la vittoria, sì. Lo ha riconosciuto anche Battistini, anche con l'11 contro 11 Castelfidardo si era mostrato superiore ed è difficile vedere una squadra che domina sotto il profilo del gioco l'Aquila, però il primo giallo è molto molto al limite, si poteva non dare. Questo Andrea, qui c'è, sì. Sì, questo qui c'è ed è indubitabile, sì. Scusami, ti ho interrotto. No, che questo c'è e Siena doveva avere la forza di resistere, anche perché era lanciato l'avversario, ma c'era lui, c'era il compagno di squadra. Bravissimo. Insomma, si poteva temporeggiare, si poteva accompagnare anziché intervenire. Siamo addirittura a centrocampo. Guarda, c'è il quindi... compagno, lui poteva temporeggiare. Sì, sì, sì. Poteva accompagnare e cercare insomma di temporeggiare. Sembra 40 metri dalla porta. 40 metri dalla porta con quel campo, insomma. Assolutamente, assolutamente. Andrea, scusami, ma tu ci hai preparato una macchina. Sì, perché voi pensate che Bagnoni sia l'allenatore del tra l'altro eccentrico del Castelfidardo. No, vi faccio vedere io chi è l'allenatore vero del Castelfidardo. Eccolo qui, che guidava la squadra da sotto la ringhiera. Ecco, vedete come dai segnali pressiamo, disponiamoci, eccetera. Però dobbiamo vederla fino in fondo questa clip, perché è meravigliosa. Non è neanche contento, eppure il Castelfidardo sta giocando bene. Stava giocando una grandissima partita. Allarghiamoci, vai in profondità. Ecco, e tutti quanti stanno a guardare dalla parte opposta, perché c'è una punizione. Certo. Fantastico. Come l'ha trovato? Ma lo devo dire, è incredibile. Diciamo va che bene, oggi c'è un tecnico d'eccezione a Castelfidardo che ha avuto un occhio particolare. Assolutamente. Ci spostiamo adesso a Monte San Giusto, è finta 0-0 tra San Giustese e Pineto. Roberta Di Santa, vediamo. Sotto una pioggia battente al Villa San Filippo di Monte San Giusto, il Pineto conquista un punto preziosissimo per il cammino dei biancazzurri. Costretta in inferiorità numerica per 60 minuti per l'espulsione di Esposito, la formazione abruzzese sfodera una prestazione di grande carattere e resiste agli assalti della San Giustese, conservando fino al triplice fischio lo 0-0 finale. Ma andiamo con ordine. Mister Amaulo, costretto a rinunciare agli squalificati Fiumara e Cercelluti, arretra sulla linea difensiva Pezzetti e schiera sulla tre quarti dal primo minuto Di Rocco e Zippilli. Importante in difesa il recupero di Capitan Pomante. Formazione tipo dall'altra parte per mister Senigagliesi, con Capitan Perfetti in cabina di regia e sugli esterni Chedira e Angelillo a dar manforte alla prima punta Tascini. A farla da padrona nel primo tempo è soprattutto la pioggia battente che si prende il proscenio, rendendo il terreno di gioco pesante e scivoloso. In apertura il Pineto è subito propositivo, con una conclusione di Mariani che, servito da Esposito, va al tiro, ma la sfera deviata termina alta. La gara è equilibrata e non regala grandi emozioni. Bisogna aspettare il 27esimo per vedere un'altra occasione degna di nota, quando sugli sviluppi di un corner è Marianeschi dalla sinistra a centrare la parte superiore della traversa. Ma è proprio il caso di dirlo, alla mezz'ora piove sul bagnato per la formazione ospite, quando il migliore in campo fino a quel momento, Esposito, commette un fallo da dietro a centrocampo su Angelillo e il direttore di gara estrae il rosso diretto all'indirizzo del centrocampista biancazzurro, che lascia i suoi in inferiorità numerica per oltre 60 minuti. Amaulo ridisegna lo scacchiere tattico e il 4-2-3-1 iniziale diventa un 4-4-1. Altra tegola al 36esimo. Marianeschi commette fallo a centrocampo e rimedia il cartellino giallo, era diffidato, e salterà, così come Esposito, la prossima partita contro il Monticelli. In un primo tempo avaro di emozioni, complice anche la pioggia che si fa sempre più copiosa con il passare dei minuti, l'ultimo squillo è della San Giustese, con Chedira, uno dei migliori tra i rossoblù, che ruba palla a centrocampo e scaglia il diagonale di poco al lato. Poi, sugli sviluppi del calcio dalla bandierina, è Marfella ad andare alla conclusione, murata da Giachetta. Il primo tempo termina così, con un giusto 0-0. In avvio di ripresa Amaulo prova a cambiare qualcosa, dentro Zane per Marianeschi, mentre capo casa prende il posto di Zippilli. Ma ora il Pineto lascia spazio a qualche ripartenza in più e la San Giustese prende campo. L'occasione più pericolosa al 20esimo in contropiede, quando, dopo aver scambiato con Chedira, il neo entrato Villa tutto solo si allunga troppo la sfera e poi, ostacolato da Giachetta, perde l'attimo, sprecando incredibile
incredibilmente un'occasione clamorosa. Passano 4 minuti e ancora Villa fa partire la girata dal limite che sfiora il palo e termina fuori di un soffio. Ora il Pineto in 10 soffre le continue incursioni della San Giustese. Al 27esimo Zane consegna inavvertitamente la sfera agli avversari, ma Tascini non ne approfitta. Quindi al 34esimo Amavolo decide di cambiare anche in avanti e inserire forze fresche. Dentro Gragnoli, fuori Tomassini, ma è sempre la San Giustese a fare la partita e a sfiorare ancora una volta il vantaggio al 38esimo, quando Chedira riceve palla nel cuore dell'area ma non riesce a girarsi e, complice la pressione dei difensori pinetesi, non colpisce con efficacia. Il Pineto si salva, tira un sospiro di sollievo, ma ormai si gioca ad una porta sola e il grazie più grande è quello che la formazione bianca-azzurra dovrà riservare al proprio capitano, che al 45esimo si immola sulla conclusione di Marfella e, con Giachetta battuto, salva sulla linea un gol praticamente fatto, permettendo ai biancazzurri di conquistare un punto che vale oro. Mister Senigallesi, che cosa è mancato oggi? Avete provato in tutti i modi a fare vostra questa partita, non ci siete riusciti. Sì, partiamo dall'inizio. La squadra 11 contro 11 ha fatto davvero molto bene. Avevamo controllo della gara, abbiamo fatto tantissima circolazione della palla, fraseggi, e in quel momento pensavo che potessimo passare in vantaggio. Poi, incredibilmente, l'espulsione ci ha reso le cose molto più complesse, perché loro si sono chiusi ancora di più, si sono arroccati davanti alla difesa e in quelle occasioni serve un guizzo, una giocata, un episodio, che ci sono stati ma non ci sono andati bene. Clamoroso chiaramente il salvataggio sulla linea e anche l'altra di Villa, che è andato solo con il portiere. Sono andate male degli episodi, però sono soddisfatto della prestazione. I ragazzi hanno tentato in tutti i modi, anche esagerando, perché spesso rimanevamo uno contro uno dietro, cercando comunque di vincerla, quindi ci abbiamo provato in tutti i modi. Questo pareggio complica un po' le cose, forse vi fa sicuramente vista un po' stretto, però insomma il cammino della San Giustese prosegue. Sì, prosegue, abbiamo guadagnato un punto dalla sest'ultima, quindi questa era la cosa più importante, considerando che noi dovevamo affrontare Avezzano e Pineto, e tutto sommato aver guadagnato un punto di vantaggio sulle sest'ultime direi che è una cosa molto positiva. Presidente Silvio Brocco, un punto preziosissimo oggi, ti ha conquistato al termine di una partita molto molto sofferta. Sofferta chiaramente dopo l'espulsione di Marianeschi. Siamo rimasti in 10 e siamo stati Esposito, e quindi con una squadra forte abbiamo un po' patito questo, però i ragazzi sono stati bravissimi, hanno mantenuto il risultato e questo ci ha fatto enormemente piacere. C'è da elogiare sicuramente l'ordine, la prestazione ordinata della difesa, che oggi ha retto molto bene. Ma infatti hanno giocato bene. Non abbiamo preso falli al limite dell'area, quindi mi sembra che la San Giustese abbia giocato, però diciamo che parate particolari il nostro portiere, se non qualche diagonale un po' insidioso, non se n'è visto. Quindi vuol dire che i ragazzi hanno veramente dato il cuore, l'anima e tutto per portare avanti un risultato positivo. Presidente, c'è un po' di nervosismo in campo. Domenica scorsa sono stati espulsi due giocatori, oggi Esposito è stato espulso. Ma io non credo, che i ragazzi vogliono riconquistare quei punti persi, che voi sapete benissimo, e quindi mettono molta animosità in campo. Tutto qui, non c'è cattiveria, non c'è stato di agitazione assolutamente, sono bravi e encomiabili tutti. I complimenti del presidente Brocco alla sua squadra, che ha retto nonostante l'inferiorità numerica dovuta a, vediamo la clip che hanno preparato, ovviamente la nostra troupe a Monte San Giusto. Angelillo, arriva Esposito da dietro, l'arbitro è il signor Barbiero della sezione di Campobasso. Luca, secondo te questa è rosso diretto oppure no? Io penso, se avesse ammonito, la gente diceva era da rosso. Che l'ha cacciato, si può dire perché l'ha cacciato subito, poteva dare il giallo. Secondo me era tra l'arancione e il rosso. Quindi non penso che è stato. Dispiace, perché il giocatore Pineto è una squadra abruzzese, però a volte è stato un intervento abbastanza duro e deciso da Tergo. Tu ti sei voluto, però, giustamente mantenere eufemisticamente. Però là
aggancia bene il piede, se fa il movimento sbagliato il giocatore della San Giustese rischia pure un infortunio un po' più pesantino. Andrea, guarda, a un primo sguardo a velocità normale pensavo Esposito avesse toccato il pallone, invece no. Lo tocca il giocatore della San Giustese. È entrata da dietro a forbice così, mi sembra giusto il provvedimento, anche perché hai pochissime chance, quasi nulle, di prendere il pallone, entri così. Anche in questo caso, sei sulla tre quarti di campo, non è un'azione pericolosa, perché entrare in questo modo? È proprio sbagliata la scelta concettuale di contrastare l'avversario in quel modo. Stava salendo il capitano. Beh sì, tra l'altro stava arrivando anche Pomante, quindi perciò quello sto dicendo, sta salendo il capitano, temporeggi, perde il passo, amen. Imprudente, sì sì. Altro episodio, la munizione a Marianeschi, ve la facciamo vedere. Mi fa ridere quel messaggio, Paris ha già fatto domande per andare in Serie C, non ci dorme la notte. Ammunizione a Marianeschi, ve la facciamo vedere rapidamente perché... è una munizione che costa cara a Marianeschi, che non ci sarà la prossima settimana contro il Monticelli. Fallo su Prosmans, scivola un po', bisogna dirlo, ad onor del vero, non è un intervento che vuole volontariamente andare sull'uomo, non so se siete d'accordo. No, è giusto, però giustamente l'arbitro lì era troppo opportuno, la munizione ci può stare, ecco. D'accordo. Perfetto, adesso ci andiamo a vedere il servizio di Nero Stellati Matelica, terminato 0-3, il servizio di Andrea Costantini, e poi rientriamo e facciamo le valutazioni, perché poi nell'ultimo quarto d'ora di trasmissione apriremo un'altra parentesi su un torneo molto importante che si farà in primavera. Prima Nero Stellati Matelica. Nel più classico dei testa coda, gara senza storia al Barbati di Pescina tra Nero Stellati e Matelica, troppo motivata la capolista marchigiana nel voler riprendere la marcia da primato dopo la sconfitta nello scontro diretto con la Vispesaro. Lo 0-3 finale non ammette repliche, anche perché la squadra di Ricorcia si è presentata all'appuntamento con il centrocampo a pezzi e si è opposta come ha potuto fino a metà del primo tempo, prima di finire al tappeto per la prima volta. Mancano infatti Pacella, Vitone e Giallonardo, nel Matelica fuori causa Di Gregorio e in extremis Gabbianelli. Poco male per mister Tiozzo, perché chi gioca al posto dell'ex Prato, Tonelli, si fa subito notare dopo 6 minuti. Un minuto dopo ci prova Losicco, ma Parente non si fa sorprendere e si rifugia in calcio d'angolo. Il Matelica fa capire subito le sue intenzioni. Tonelli si rende ancora pericoloso al 15esimo. Dopo 3 minuti è clamorosa la traversa colpita da Angelilli. La pressione della capolista sfocia con il gol del vantaggio al 20esimo. La firma è quella di Matteo Malagò, è preciso il rasoterra dell'ex centrocampista di Real Vicenza e Venezia. Nulla da fare per Parente. Nero Stellati sempre in balia della prima della classe, per cui il gol dello 0-2 è solo rimandato al minuto 41. Il cross dalla destra è di Tonelli per il colpo di testa di D'Apollonia, che senza problemi gonfia la rete e con questo parziale si va all'intervallo. Ripresa al piccolo trotto con la squadra di Ricorcia che cerca di limitare i danni, mentre quella di Tiozzo controlla senza problemi. Chi è motivato nel cercare il gol con insistenza è il bomber Magrassi, che al 18esimo sfugge a Puglielli ma sbaglia da favorevole posizione. Il gol Magrassi lo trova però al 27esimo, erroraccio di Puglielli, e stavolta il centravanti matericese non perdona. 0-3 per Puglielli. Si conferma un pomeriggio particolarmente difficile e dopo un altro giro di lancette viene espulso per un fallo ai danni del solito Magrassi. Peccato per colui che rappresenta una delle poche note liete della stagione dei pratolani, che chiudono in 10 uomini. Nel finale il Matelica sfiora in un paio di circostanze il poker, ma palo e traversa lo negano rispettivamente a Malagò e da Polonia. Il Matelica tiene così a distanza la Vispesaro. Per i Nero Stellati un pomeriggio che avvicina il verdetto della retrocessione. Non è questa la partita dove cercare di fare punti, è la partita però dove devi dimostrare che c'hai voglia e sei vivo. Da bocciare in queste partite c'è poco da bocciare, anche perché trovi di fronte una squadra che ti mette in difficoltà, non ti fa giocare. Loro sono molto forti. E non voglio bocciare niente, anche perché i ragazzi ce l'hanno messa tutta e continuiamo su questa strada. Adesso andiamo ad affrontare squadre che non sono l'Aquila, non sono Matelica, non è Avezzano, Campobasso, su queste le squadre che abbiamo affrontato fino adesso, quindi andiamo a scontrarci con squadre forti e dobbiamo sperare fino alla fine, lotta fino alla fine, fino a quando la classifica non ci dice che è finita. Abbiamo giocato un buon calcio, piacevole,
e soprattutto molto molto intenso, e è quello che ho predicato in settimana, perché fondamentalmente poi si gioca bene a calcio, però bisogna portare a casa i punti, e oggi noi abbiamo fatto tutto quello che era giusto fare per riscattarci della partita di domenica e per ripartire per queste ultime 10 bellissime domeniche che spero saranno belle per noi, insomma. 3-0 dunque per il Matelica sul Nero Stellati. Andrea, insomma, difficile, pochino da commentare. Non c'è niente da dire. Matelica forte, troppo più forte, troppo più motivato per riprendere la corsa, quindi insomma non c'è stata partita. Poi c'era qualche assenza di troppo per i Nero Stellati, diceva Di Corcio, non è questa la partita dove dobbiamo trovare i punti. In realtà, se ti vuoi salvare devi trovare i punti ovunque, anche giocando contro una squadra nettamente più forte. La realtà è che la stagione dei Nero Stellati è sostanzialmente finita, lo era già da prima, ma ci mettiamo anche che oggi ha vinto il Monticelli, quindi anche da un punto di vista matematico il verdetto non è vicino, ma è altresì scontato. Perfetto, io do, chiudiamo la parentesi di Serie D, perché in questo ultimo quarto d'ora do la buona serata, lo ritrovo con piacere, perché era stato nostro ospite anche l'anno scorso, Giulio Ettore. Ciao Giulio, ben ritrovato. Grazie, buonasera a tutti. Insieme a te anche a Mattia Ruggeri, ciao Mattia. Grazie, buonasera. Organizzatore giovanissimo, coordinatore giovanissimo che ti sei, di cui ti sei circondato. Spieghiamo la vostra presenza, perché... anche l'anno scorso eravate stati qui nei nostri studi per presentare il Memorial della Penna, che ci sarà in primavera su molti impianti di Giulianova, e come vedete anche da questo video è un torneo giovanile che dà l'opportunità a tanti bambini di poter iniziare a sognare di giocare a calcio. Giulio. Sì, siamo giunti per fortuna alla sesta edizione, quindi sta diventando comunque una specie di appuntamento fisso del calcio giovanile di Giulianova. Si svolgerà dal 29 aprile al 1 maggio prossimo. Quest'anno proviamo ad ingrandirci ancora di più, perché a differenza dell'anno scorso aggiungiamo altre 18 squadre, c'è un'altra categoria, quindi arriveremo a 72 squadre. Che giocheranno tutte tra Fadini, Castrum e diversi impianti sportivi privati di Giulianova, tutti in erba sintetica. Vogliamo dire un po' quali sono le categorie, le fasce di età che potremo e potrete, chi è da casa, che potrete vedere, eccolo qua, 29 aprile, 1 maggio, in tutti questi impianti di Giulianova? Come no, giocheranno 2005, 2006... esordienti, poi Pulcini 2007, Pulcini 2008, e quest'anno abbiamo introdotto una novità che sono i primi calci 2009. Naturalmente speriamo tutto all'insegna del puro e semplice divertimento. Assolutamente, perché Giulio tu sei maestro in questo, mi vieni in soccorso. Purtroppo non sono più una novità gli episodi in cui i genitori che stanno fuori dal campo vorrebbero allenare al posto tuo, al posto degli allenatori, vorrebbero entrare, fare le tattiche. Sì, purtroppo sta diventando quasi, come dire, quasi imbarazzante la situazione. Noi nella nostra manifestazione, per fortuna, in questi 5 anni non è successo assolutamente nulla, anche perché da questo punto di vista siamo molto attenti, cioè noi facciamo, quando facciamo il torneo andiamo ad invitare le società, e quando andiamo ad invitare la società cerchiamo anche lì di fare nei limiti del possibile, perché poi può succedere sempre che un genitore o due genitori siano al di fuori del coro, nei limiti del possibile di invitare delle società che hanno questo tipo di valori come priorità, piuttosto che quello tecnico, anche se il torneo comunque è di livello. Sì. Mattia, vengo da te per chiederti, siccome insomma ci ha dato dei numeri molto importanti, soprattutto a livello di presenze, Giulio, la macchina organizzativa è enorme, davvero. È davvero enorme, però ormai con questa esperienza, che sono 6 anni e diversi tornei che facciamo con la nostra associazione, non diciamo che sia diventato semplice, però... Cioè il meccanismo è oliato. È oliato, perfettamente. Sicuramente sì.
I peccati di gioventù. Come? I peccati di gioventù. In che senso? Nel senso che è troppo comunque... ottimista? Tu invece che giustamente dici non sai. Io sono sempre un po' più ansioso da questo punto di vista, perché mi rendo conto che far giocare circa... intorno a mille bambini in 3 giorni, in 2 giorni e mezzo, è sempre un'avventura molto molto affascinante, ma che può comportare anche qualche rischio. Appunto, io sono in questo corso come ago della bilancia, ovviamente. Giustamente, tu vai con l'ottimismo, tu contrapponi l'ottimismo. Faccio la domanda ad entrambi, perché spesso si parla, in Italia non si valorizzano i settori giovanili, i ragazzi spesso, molto spesso si perdono, oppure non riescono poi ad avere la fiducia delle società, però insomma voi, anche voi riscontrate nelle società che invitate questa cosa qui? Cioè che poi a un certo punto questi ragazzi sì, si divertono, poi a un certo punto devono interrompere per un motivo o per un altro il loro percorso. Abbiamo avuto diversi casi nel nostro torneo, ci sono ragazzi che si sono affermati anche a livello professionistico dopo i nostri tornei. Poi guarda caso nella nostra manifestazione sono stati premiati quasi sempre come miglior giocatori, come miglior portiere, uh-huh. E tutti quanti sono finiti in squadre professionistiche, certo. È chiaro che c'è anche un fenomeno di abbandono, però purtroppo i numeri ormai sono anche aumentati, si trovano gruppi di 30 ragazzi, come sai bene a calcio si gioca in 11 e non sempre è facile farli giocare tutti. Giulio, invece facciamo un passo un po' indietro, perché per chi non lo sapesse vogliamo spiegare perché questo memorial è dedicato ad Emilio Della Penna. Chi era Emilio Della Penna? Allora, Emilio Della Penna è stato per Giulianova una figura a livello sportivo forse la più importante che c'è stata, insieme a Tiberio Orsini. Lui ha cominciato da portiere, poi da allenatore a Giulianova, poi nel 1985 mi pare ha fondato la scuola calcio Giulianova, che è stata la prima, forse non della provincia ma della regione, che è durata 26 anni. E da questa scuola calcio nel corso di questi anni sono usciti tanti ragazzi che poi sono arrivati a fare professionisti, ma quello che è più importante è che aveva creato una vera e propria scuola di vita, perché era lui stesso a dare l'esempio comportamentale, era lui stesso a dare l'esempio ai ragazzi su come comportarsi, su come gestire le tensioni, su come affrontare le gare o gli allenamenti, e quindi è stato un punto di riferimento per tutti noi. Assolutamente. Posso introdurre, ovviamente lateralmente al contesto del memorial, anche il discorso relativo agli impianti, perché li vediamo, sono di ottima qualità Giulianova, per non dire di qualità superlativa, e questo inevitabilmente per voi che organizzate è un vantaggio. Come no? Noi utilizzeremo il Fadini, vabbè, che conoscono tutti, utilizzeremo il Castrum, che abbiamo utilizzato anche l'anno scorso, come si vede. E che sta utilizzando il San Nicolò negli anticipi, esatto. Per esempio, visto che siamo in Serie D, ieri ha giocato proprio al Castrum, esatto. Contro, esatto. Il Campobasso. Ecco, poi diversi impianti privati, tutti comunque in erba sintetica di nuova generazione, tutti super organizzati per affrontare questo tipo di eventi. Peraltro poi parleremo anche di un evento ulteriore che ci sarà invece un po' dopo, ne parleremo tra poco, però prima volevo chiedere a Luca, che tu abiti a Giulianova, sei appassionato di calcio giovanile, molto appassionato di calcio giovanile, quale miglior appuntamento che il Memorial Della Penna per insomma vedere anche, non dico ragazzi già pronti perché ci sarà tempo, però già dei come alcuni si approcciano non tanto al gioco del calcio quanto alla disciplina che sta dietro al gioco del calcio. La cosa più importante, infatti, come diceva giustamente Giulio, già vedi l'impronta del ragazzo, come si comporta, poi chi smette e chi ha, anche per altri episodi non è detto che tutti debbano essere giocatori da arrivare in Serie A o chissà dove, però sono belle manifestazioni perché vedi anche i ragazzi l'approccio al divertimento, che a mio giudizio li farei tornare già nelle scuole dell'obbligo, scuole elementari, scuole medie, già fare sport di campo, non dico tutti i giorni ma un paio di volte a settimana, poi si aggregano nei settori giovanili delle scuole perché devono fare sport, poi a prescindere se uno lo fa a livello
professionistico o meno, però sono belli, io li vado a vedere spesso, poi giustamente mi associo a ciò che diceva Giulio, che della penna, io ho avuto la fortuna di conoscere quando sono andato ad abitare a Giulianova, una persona veramente, un signore del calcio lo possiamo definire. Assolutamente. Come a suo tempo il presidente Orsini, che io non ho avuto il piacere di conoscere, ma a Giulianova lo decantavano come persona e come modo di essere. Forse il calcio di quel tempo, se fosse riproposto oggi, non sarebbe male, per far capire certi concetti del calcio. Eh sì. Peraltro, visto che noi ovviamente curiamo la Serie D in maniera particolare, ovviamente alla città di Giulianova, che sta lottando in eccellenza, auguriamo di arrivare presto, davvero presto, e prima in classifica con tutti gli scongiuri del caso, di arrivare molto presto in questa categoria, perché insomma sarebbe il primo passo di un percorso di rinascita che speriamo possa investire la città di Giulianova. Ripetiamo dunque l'appuntamento, Giulio. Allora, Giulianova, eccola qua. Eccola qua, dal 29 aprile al 1 maggio 2018, ed è domenica, lunedì e martedì. C'è una, poi ci saranno delle informazioni, immagino, sui social. Sì, noi abbiamo una pagina dedicata, che si, dedicata alle manifestazioni che organizziamo, che si chiama Golden, Goalden, e lì ci sono un po' tutte le notizie, diciamo, più specifiche della manifestazione. Manifestazione questa, mi raccomando, non perdetela, il Memorial della Penna, sesta edizione. Poi però, ed è questo, vi strappo già un invito, tra qualche settimana avrete anche un'altra manifestazione, perché ho sentito nominare Real Madrid, e insomma... Cioè, l'evento è il Clinic Real Madrid, che è un camp rivolto a tutti i ragazzi dai 7 ai 15 anni, e verrà introdotta la metodologia spagnola proprio dagli allenatori spagnoli che verranno da Madrid. Per noi è un grande onore, sicuramente, perché accogliere un'eccellenza mondiale come Real Madrid non è cosa tutti i giorni. Sicuramente verrà garantita un'esperienza diversa, senza dire che la migliore, ma sicuramente diversa, perché certo, la metodologia spagnola sicuramente è differente da quella che ormai troviamo in Italia, come, soprattutto come approccio tecnico. E poi lasciamo un po' di suspense per la prossima puntata. Assolutamente, ci mancherebbe, mica ci vuoi dire tutto questa sera, anche perché insomma poi alla beautiful, eh sì, veramente abbiamo già incuriosito, anche perché altrimenti se diciamo tutto questa sera poi non c'è la sorpresa la prossima volta. Comunque complimenti davvero, noi vi facciamo grandissimo in bocca al lupo per questa manifestazione che è veramente molto bella. Poi sicuramente è un piacere andare a vedere dei bambini che si approcciano magari per la prima volta o per le prime volte al gioco del calcio, perché insomma noi spesso vediamo polemiche, cartellini gialli, cartellini rossi, ma vedere insomma dei bambini che giocano a calcio, no, guarda, è veramente, ti assicuro che fino a quest'età veramente vedi i bambini che si divertono, sì, che è la cosa più importante, la parte genuina. Cioè non ci sono, come dire, secondi fini o malafede, cioè sono proprio belli nella loro ingenuità. Fino a quest'età sono veramente da vedere. In bocca al lupo, dunque, lo rivediamo, l'appuntamento è il Memorial della Penna, ovviamente su tutti, su molti impianti di Giulianova, dal 29 aprile al 1 maggio, giusto? Ho detto bene, dal 29 aprile al 1 maggio, non perdete perché sarà veramente un appuntamento molto bello. Poi ovviamente per il camp del Real Madrid vi strappo, già strappato l'invito. Vediamo il prossimo turno di Serie D e poi ci salutiamo. Prossima giornata di campionato sarà la numero 25, l'Avezzano gioca in casa contro il Fabriano Cerreto, Campobasso Castelfidardo, trasferta Iesi al Carotti, al Pacifico Carotti di Iesi per il San Nicolò, derby al Gran Sasso d'Italia, Itola Concia tra l'Aquila e il Francavilla, Matelica contro la San Giustese, il Pineto senza Esposito e senza Marianeschi, dunque con qualche problemino a centrocampo, affronta il Monticelli, Recanatese Agnonese, il Nero Stellati Pratola va in casa del San Marino, e poi partita delicatissima, intanto vantaggio del Milan 1-0 con la Sampdoria, partita delicatissima, dicevamo, tra la Vastese e la Vispesaro. È davvero tutto per questa sera, io ringrazio in redazione Andrea Costantini, ciao Andrea.
Ciao a tutti, buonasera. Ringrazio davvero Luca Di Pasquale, ciao Luca. Buonasera a tutti e ringrazio tutti quelli che mi hanno dei messaggi di ringraziamento, per me è un piacere. Assolutamente, grazie per essere stato in nostra compagnia, grazie a Giulio e Torre. Ciao, grazie Giulio. A tutti voi e buonasera. Ci vedremo presto, ovviamente lo stesso invito anche a Mattia Ruggeri, ciao Mattia. Ciao, grazie, buonasera. Grazie a Maurizio Daguin in regia, grazie a Silvia Gentile alle camere, ma anche a Claudio Di Giacomo, a Paolo Renzetti, Roberta Di Sante, Stefano Recanati, tutti quelli, tutta la nostra squadra che ha lavorato anche oggi per l'Abruzzo del Pallone, per mostrarvi tutte le immagini del campionato di Serie D Girone F. L'Abruzzo del Pallone torna domenica prossima in diretta alle 19.30 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buona domenica.